è un'azienda di eccellenza, retail di eccellenza, innovazione e tendiamo lì. Vogliamo portare innovazione nel nostro mercato, vogliamo puntare all'eccellenza nel nostro mercato, vogliamo prendere stimoli, spunti, confrontarci. Abbiamo un consiglio di amministrazione che crede fortemente nella necessità di innovare, di sperimentare e di portare avanti nuove opportunità per la farmacia. Sinfarma nasce per questo, è una realtà che deve essere assolutamente interpretata in questa chiave dal suo socio, a essere un'azienda al suo fianco e organizzare un momento come questo fa parte del gioco, in un certo senso, fa parte di questo lavoro e di questo obiettivo. Che cosa i farmacisti possono prendere di buono da Italy? Ma io penso, prima di tutto lo ribadisco, la voglia di sperimentare, la voglia di portare innovazione e poi portare avanti alcune leve magari poco utilizzate, ad esempio la leva della comunicazione, che invece una realtà di questo tipo ha già portato avanti con grandissima capacità, per cui ritengo anche nuovi strumenti. In questo senso Sinfarma si propone come partner, anche in questo caso del farmacista, cioè dalla teoria, dallo spunto alla pratica, aiutare il titolare di farmacia nella sua gestione, aiutarlo nella sua attività corrente, liberare il suo tempo da attività poco redditizie e molto spesso, come dire, fonte di inefficienza, portarlo invece a un'azienda efficiente con degli strumenti che la cooperativa gli offrirà. Abbiamo scelto Italy perché sicuramente è un'esperienza conosciuta, ma è un'esperienza di innovazione, di forte innovazione e una realtà di successo. Credo che in questo momento di crisi, di generale e soprattutto del nostro sistema, del sistema farmacia, abbiamo bisogno di innovare. In questo Sinfarma sicuramente è una realtà che si sta mettendo in gioco, si sta mettendo in discussione e ha volontà di creare innovazione. È chiaro che l'innovazione è anche figlia dell'errore. Sbaglieremo, ma vogliamo essere assolutamente nuovi creando un nuovo modello. Un elemento che mi è piaciuto molto oggi che abbiamo fatto questo incontro è stato quello della curiosità, quello della ricerca di nuovi settori da andare a esplorare, di nuove realtà, di un modello che forse ha segnato il tempo, è arrivato alla conclusione e dobbiamo cambiare. Capire dove dirigere la barra del timone è molto difficile, però in realtà cominciare a curiosare attorno a noi e vedere chi ha saputo cogliere l'attimo e ha creato un modello vincente per noi è assolutamente importante. Perché Italy è considerato un modello di eccellenza a livello di azienda alimentare e del benessere? Grazie innanzitutto perché mi certifichi che lo è, quindi mi fa piacere. Ma io penso che innanzitutto un pochino per l'innovazione che abbiamo portato nel mondo nel campo del cibo di alta qualità, quindi il fatto soprattutto di essere autorevoli ma informali, io dico sempre, che è un valore aggiunto per tutti, sai, Einstein, uno dei più grandi geni che abbiamo, era un simpaticone, no? E quindi è un po' così, l'autorevolezza di chi conosce molto bene la propria materia mediamente ti permette di essere informale, di portarla a far capire a tutti, e questo è un po' il nostro obiettivo, essere così preparati sul cibo di alta qualità da poterlo raccontare a tutti in maniera semplice e banale, cercare di ristorarlo, di venderlo, insegnarlo così come si fa, come si parla. Oggi Sinfarma ha portato i suoi farmacisti ad Italy, che cosa lei si sente di consigliare a loro per espandere e quindi diventare anche loro un campo di eccellenza e innovazione? Io non penso di essere intitolato di poter consigliare a dei professionisti del genere su cosa fare nel futuro. Penso però che da un'analisi dettagliata, come abbiamo fatto questa mattina, sia ora di fare un pochino di cambiamenti che non possono essere semplici. Io gli ho fatto l'esempio dei giovani, gli ho fatto l'esempio delle non professioni per spiegare quanto è bello arrivare in un mondo da un altro mondo e così lo si analizza con la mente molto aperta, no? E quindi gli ho detto: trovate delle scuse per poter modificare il vostro lavoro invece di continuare ad alimentarlo così com'è ogni giorno per cercare di farlo funzionare sempre meglio. Forse è arrivato l'ora di cambiarlo. Cambiate prodotti, inventatevi cose, non cadete nella politica dello sconto, non fatevi fregare dalla grande distribuzione, non fatevi mischiare con gente che tanto sarà sempre più forte di voi. Tendete al diverso, che è il grande valore oggi che può avere una farmacia,
e essere diversa dalle altre farmacie. Inventatevi un qualcosa, trovate anche magari marginalità su prodotti diversi, parlate anche di alimentazione, perché no? Italy vi sta facendo vedere che è un business che funziona. Inventatevi una roba per cui diventate unici e vedrete che funzionerà. Io credo che loro debbano incominciare a fare i farmacisti, cosa che non fanno più, perché fino ad oggi li hanno trasformati in banconisti, mentre invece la loro professionalità è stata assolutamente appiattita verso il basso. Se loro oggi hanno voglia di dover crescere in questo mondo, hanno la necessità assoluta di tornare alla loro vocazione naturale, fare i farmacisti, per cui non debbono pensare di diventare mercanti, perché non è possibile. Nel momento in cui pensano di fare mercanti, si debbono associare a mercanti, perché la loro vocazione naturale è il professionismo, che non si esplicita con il moderno fare farmacista.